Buongiorno, ci occupiamo oggi delle applicazioni e delle disequazioni che possono essere riassunte in quanto segue. Laddove abbiamo una biforcazione, abbiamo un vel sulle equazioni o le disequazioni. Laddove invece abbiamo un sistema, abbiamo un net. Vedremo che queste due affermazioni saranno la pietra angolare per risolvere tutti i problemi di disequazione che coinvolgeranno anche valori assoluti e numeri irrazionali, cioè valori irrazionali contenenti la variabile. Equazione si definisce irrazionale se all'interno dell'equazione esiste la radice ennesima di una certa funzione f di x. Dirla terra a terra se c'è almeno una x sotto radice. Quindi tra queste due, quella che risponde alla definizione di equazione razionale sarà chiaramente la prima. Ovviamente, se questa è una radice quadrata, il radicando, cioè quello di cui estrarre la radice quadrata, deve essere positivo. Per cui nasce una seconda condizione che è x più 2 sia maggiore o uguale a 0. In che condizione si trova di subordinazione questa rispetto a questa? È un vel oppure un et? Se noi l'abbiamo imposta come condizione aggiuntiva per l'esistenza del radicando, chiaramente deve convivere in regime di congiunzione. E quindi nascerà un sistema per cui se c'è un et, perché questa e questa devono stare insieme, o meglio, questa non può vivere senza questa, ovviamente è un et e quindi nasce un sistema. Adesso eleviamo al quadrato quei membri della prima e otteniamo x più 2 uguale 9. Quando il 2 otteniamo x uguale 7. Diciamo che la soluzione è accettabile perché x uguale 7 è compatibile con quella delle condizioni x maggiore o uguale a meno 2. In questo modo, ponendo le condizioni, ho fatto semplicemente una verifica. Adesso facciamo quest'altro esempio e inizialmente ci dimentichiamo di porre la condizione sul radicando e facciamo finta appunto che l'equazione si possa risolvere semplicemente elevando al quadrato ambo i membri. Ottengo 2x più 3 uguale x quadro. Quindi risolvo l'equazione di secondo grado e ottengo le due soluzioni x uguale meno 1 e 3 e io sono contento così, ma mi chiedo se meno 1 sia veramente una soluzione. Allora sostituisco radice di 2 per meno 1 fa 2, meno 2, più 3 fa 1 e la radice di 1 come fa a essere pari a meno 1? Le radici quadrate non possono essere negative. Per cui evidentemente la prima soluzione è falsa e evidentemente solo la seconda sarà vera, lo potremmo verificare, ma ci fidiamo. Adesso ritorniamo sui nostri passi e diciamo, ma forse mi sono perso qualcosa. Le condizioni, per esempio, del radicando. Dico che 2x più 3 deve essere maggiore di 0, ma questo ci porterebbe a x maggiore di meno 3 mezzi. Vuol dire che è sbagliato? No, però non è sufficiente a farci escludere la soluzione meno 1, perché meno 1 è comunque maggiore di meno 3 mezzi. Allora, cosa manca? Quello che manca è la banale osservazione che una radice quadrata e non soltanto l'argomento. La radice quadrata, il numero dato dall'estrazione della radice quadrata deve essere positivo, cioè la x deve essere positiva. Ora, tra questo e questo, chi è la condizione più stringente? Quella che circoscrive un insieme minore? Ovviamente questa. Per cui alla fine queste due soluzioni si dovranno andare a confrontare con la più stringente delle due. Questo significa che prendiamo un'intersezione di soluzioni, cioè siamo sempre in un sistema. Quindi la terza condizione è a sistema con le prime due.
noti che lo sdoppiamento delle soluzioni è avvenuto nell'elevare al quadrato ed era necessario perché qui avevamo una radice quadrata. Ma il punto è, che cosa fa una radice quadrata? Una radice quadrata fa una scelta di campo, cioè va a prendere soltanto dei valori positivi. Questo x mi diventa un x quadro. Per cui, se apparentemente il meno 1 va bene, in realtà non va bene per le condizioni di esistenza. Allora, qual è il punto? Quando io altero il segno, elevando ad una potenza di indice pari, ci possono essere questi problemi. Per cui, in generale, vale la ricetta se l'indice del radicando è pari, allora le soluzioni dell'equazione corrispondente generata dall'elevare a un esponente pari possono non essere tutte buone. Mentre invece quando un esponente è dispari, siccome l'elevamento ad una potenza dispari non cambia il segno di ciascun membro che viene elevato a quella potenza, allora problemi non ne sussistono. Per cui si può anche semplicemente elevare alla potenza ennesima dispari ambo i membri senza porre condizioni, anche perché in una radice di indice dispari non c'è la condizione della positività del radicando. Quindi, data la generica radice ennesima di a di x uguale b di x, se n è pari, quindi sotto queste condizioni, allora, noi la risolviamo elevando all'ennesima potenza entrambe e otterremo l'equazione equivalente a di x uguale b di x elevato all'ennesima potenza, ponendo chi b di x maggiore o uguale a 0 come poco fa. E non poniamo a di x maggiore o uguale a 0. Non c'è bisogno perché se noi sappiamo che b di x è maggiore di 0, essendo b di x la radice ennesima di a di x, questo implica che a di x è maggiore o uguale a 0. In realtà, che a di x sia maggiore di 0 viene da questa, poiché io in questa cosa ho scritto che b di x elevato a n, cioè la potenza ennesima con indice pari di B sia uguale ad A. Ovviamente una potenza a indice pari non può che essere positiva, cioè se per esempio Bx fosse x come poco fa, questo sarebbe x alla n, se n fosse 2 sarebbe x quadro. Quindi io sto imponendo con un'equazione che a di x sia pari, per esempio, a x quadro. Quindi è implicito che a di x sia maggiore di 0 e non lo devo scrivere. La condizione da scrivere invece è che b di x sia maggiore di 0, maggiore o uguale a 0. Ora, questo abbiamo detto che è un sistema da risolvere, dove possiamo imporre semplicemente questa e questa, mentre questa è una conseguenza. Si potrebbe, guardando, questa intestazione, dire: ma qui non abbiamo una biforcazione, quindi questi due, quello che viene da qui e quello che viene da qui, dovrebbero essere in condizione di Well. E in effetti è vero che sono in condizione di Well, ammesso che estendiamo il nostro sistema alla analisi del segno. Che cosa vuol dire? Vuol dire che n noi lo leggiamo, per cui possiamo mettere un bel qui, ma evidentemente se n non sarà dispari, andrà a valere soltanto la parte di sopra, perché quella di sotto sarà falsa, ma il well può continuare a rimanere. E infatti, quando n è dispari, abbiamo, come osservato prima, una equazione equivalente in a di x uguale a b di x elevato ad n, con la condizione che n sia dispari. Ovviamente se n è stato dichiarato, allora questa qui
che possiamo identificare come un sistema in cui n è dispari et a di x uguale bx alla n, non avrà soluzione in quanto n sarà stato già letto, per esempio, pari, e quindi questa non avrà soluzioni perché n in effetti non sarà dispari. Ma in sede di teoria questa può essere interpretata come una biforcazione e quindi un vel tra due casi. È una biforcazione di tipo teorico, cioè. Quindi, riassumendo a questo punto, in generale, una equazione di tipo irrazionale si risolve in due modi diversi a secondo che n sia pari oppure n sia dispari. In questo caso soltanto bisogna aggiungere la condizione che b di x sia maggiore di 0, perché la positività dell'argomento della radice ennesima a indice pari è una conseguenza dell'avere posto ad x uguale ad una potenza pari di b di x, che è di sicuro positivo, e quindi di conseguenza questo è maggiore di 0, ma essendo questo pari a questo, allora questo sarà maggiore di 0. Nel caso in cui invece n è dispari, abbiamo semplicemente un'equazione equivalente in A di x uguale B di x elevato a n, cioè leviamo membro a membro allo stesso indice della radice. Andiamo adesso alle disequazioni irrazionali, per le quali la definizione non cambia perché è sufficiente l'esistenza di una radice ennesima di f di x. Quindi se c'è x sotto radice con i segni di disuguaglianza, stavolta non più di uguaglianza. Quindi andiamo ad analizzare caso per caso cosa potrebbe succedere a questa se ci fossero minore, minore uguale, maggiore o maggiore uguale. Allora, per quanto riguarda questa qui è una naturale conseguenza dell'elevamento alla potenza n della equazione di partenza, quindi sul segno non ci sono dubbi. Per quanto riguarda questa, prima era maggiore o uguale a 0, adesso invece è diventata maggiore di 0. Perché? Perché se n è pari, questa quantità sarà chiaramente maggiore o uguale a 0, ma b di x, ce lo dice proprio questo ordine, è maggiore di una quantità che è maggiore o uguale a 0, quindi sarà v di x maggiore di 0, stavolta strettamente. Ma il dubbio grosso rimane per a di x maggiore o uguale a 0. Ce lo garantisce ancora questo che avvenga che l'argomento del radicando sia positivo? Scusate, errata corrige sul primo perché elevando ad una potenza quadratica, questo conserva il segno, per cui è a di x minore di b di x elevato ad n. Adesso si capisce perché questo non implica questo. Essendo b di x maggiore di 0, ma essendo anche maggiore di a di x non ce lo garantisce perché una quantità positiva potrebbe anche essere maggiore di una quantità negativa. Per cui se prima c'era l'uguaglianza della potenza ennesima di b di x ad a di x, per cui l'essere questo positivo ci garantiva la positività di questo, adesso essendo un minore stretto non abbiamo più questa garanzia. E quindi questa dovrà essere aggiunta alle condizioni di esistenza. Se n invece è pari e dispari, allora questa qua sarà praticamente l'equivalente di questa. Ovviamente non bisognerà porre nessuna condizione al radicando perché non deve esserlo positivo un radicando di una, non necessariamente, di una radice quadrata di indice dispari. Ma prima di andare avanti, facciamo una puntualizzazione, perché qui c'è scritto che elevando alla ennesima potenza pari questa
questa quantità continua a valere il verso della disuguaglianza. In realtà questo non è una conseguenza molto evidente dei principi di equivalenza che ci hanno insegnato che moltiplicando ambo i membri per la stessa quantità si ottiene di una diseguaglianza, si ottiene una diseguaglianza che è con lo stesso verso nel caso in cui il termine per il quale abbiamo moltiplicato ambo i membri sia positivo, invece cambia verso nel caso contrario. Ora, prendendo per esempio n uguale 2, questa, che potremmo appunto modificare per l'occasione in questo modo, sembrerebbe dire che se A è minore di B, allora A quadro è minore di B quadro. Chiaramente è intuitivo che se c'è un rapporto di inferiorità del numero, questo vale anche per i quadrati, ma non è, diciamo, inutile farne una dimostrazione utilizzando i principi di equivalenza, perché sempre a quelli ci dobbiamo riferire. Facciamo prima il caso in cui A e B siano positivi. La relazione d'ordine A minore di B potrebbe evolversi da un lato in, moltiplicando ambo i membri per A, in A per A minore di B per A. Questo è pari ad A quadro, ma dall'altra parte, se noi moltiplichiamo ambo i membri per B, che è positivo, A per B è minore di B per B, ci cioè abbiamo moltiplicato ambo i membri per la stessa quantità positiva e quindi vale la relazione d'ordine, ma vale la pena notare che B per A è uguale ad A per B, per cui la catena sarà A per A che è A quadro è minore di B per A, che è uguale ad A per B, che è minore di B per B, cioè vale a dire A quadro è minore di B quadro, quindi cade il dubbio e la regola è esportabile anche al caso in cui abbiamo dei polinomi, vale a dire radice quadrata di A di x minore di B di x implicherà che nel caso n pari A di x è minore di B di x al quadrato, non dimentichiamoci che i polinomi hanno sempre un significato numerico. Se noi conoscessimo la variabile x o la sostituissimo semplicemente, un valore qualsiasi va bene, basta che sia lo stesso qui e qui, la disuguaglianza varrebbe perché vale questa, semplicemente. Adesso vediamo che cosa succede quando la disuguaglianza è radice ennesima di A di x è minore o uguale a b di x. Ovviamente questa evolve in questa e le condizioni sono che b di x sia maggiore o uguale a 0, perché ci può essere il caso in cui a di x è uguale a 0 e allora bisogna prenderlo in considerazione. Anche perché b di x può essere uguale a 0 perché è pari alla radice ennesima di un qualcosa che può essere anche 0. Ovviamente per il caso dispari basta aggiungere questo perché non ci sono condizioni. Adesso andiamo ad analizzare il caso in cui abbiamo il maggiore. Un radicando, se n è pari, che caratteristiche ha? Sarà positivo e me lo dice pure la condizione al contorno. Ora, per quanto riguarda questa relazione d'ordine, se questa quantità che è sempre positiva è maggiore di b di x, deve esserlo, abbiamo due casi. In pratica, nel caso in cui b di x è minore di 0, succede che è automatico che si verifichi anche questa, qui ci manca una n, se è vera questa. Cioè, vale a dire, se io estraggo la radice quadrata di un termine positivo, e lo posso fare perché appunto posso estrarre la radice quadrata di qualsiasi numero maggiore di 0, maggiore o uguale a 0. Nel caso in cui b di x è minore di 0, questa relazione d'ordine si verifica sempre e quindi diventa di fatto questa superflua. Quindi la andiamo a
non eliminare perché si verificherà comunque, ma in pratica non è necessario impostarla. Avremo quindi un sistema fatto di queste due disequazioni. Nel caso in cui invece b di x è maggiore di 0, quindi sto facendo dei casi stavolta lavorando sulla b di x, perché può essere in entrambi i modi. Nel caso in cui sarà maggiore di 0, allora avremo sempre da imporre la positività del radicando, ma in quel caso con una b di x maggiore di 0 la relazione d'ordine non sarà automatica come succedeva qui, per cui questa implicava anche questa, ma devo appunto imporlo. Questo di qui sarà quindi un altro sistema. E come conviveranno questi due? Siccome il discriminante è b di x, che può essere o minore di 0 o maggiore o uguale a 0, che è una cosa che impongo io, allora vuol dire che saranno praticamente due scelte di campo separate e quindi le soluzioni, stando sempre sotto n pari, dovranno essere le unioni di queste soluzioni e queste soluzioni. Quindi vuol dire che questi due sistemi sono in regime di Vell. O prendi questo laddove b di x sia minore di 0, o prendi questo laddove b di x sia maggiore o uguale a 0. Per cui questa qui non sarà altro che una biforcazione. Sarà dunque una biforcazione per n pari. Il discriminante di questa biforcazione non è n, perché la biforcazione sulla parità di n sta tra la scelta tra n pari da questo lato e n dispari da questo. Sarà piuttosto l'analisi di b di x, che creerà appunto lo spartiacque tra questa risoluzione a due disequazioni e questa risoluzione a tre disequazioni. Nel caso della uguaglianza, nel caso in cui avessi il maggiore o uguale, non c'è bisogno di disquisire perché lo si può associare a quello che abbiamo visto poco fa con il minore o uguale. Quindi l'uguale basta prenderlo una volta soltanto, anche nella teoria. Passiamo adesso alle equazioni con i valori assoluti. Quando noi abbiamo una relazione funzionale a di x, un'espressione in stanghette, cioè in valore assoluto, può avere due significati, quindi siamo di fronte a una biforcazione. La prima è che questo è uguale esattamente ad a di x, questo nel caso in cui l'argomento del modulo fosse già positivo, invece è uguale al suo opposto qualora l'argomento del modulo fosse negativo. Cioè, se io prendo il numero meno 3, il suo modulo sarà uguale a 3 se, anzi, meno 3 se meno 3 è maggiore di 0, oppure uguale a meno 3 se meno 3 è minore di 0. Quale delle due scelgo? Sceglierò ovviamente questa. Il modulo di meno 3 è meno meno 3, cioè più 3. Perché? Perché meno 3 è minore di 0, solo che in questo caso noi stiamo facendo una lettura di un numero. Nel caso in cui abbiamo invece un polinomio in x, i valori che può assumere sono infiniti, per cui dovremmo creare uno spartiacque. Da lì in poi vale una certa legge, prima ne vale un'altra. Questo vuol dire che dobbiamo unire le soluzioni e che questi due sono in regime di esclusione, cioè si tratta di un Vell, infatti si tratta qui di una biforcazione. Ma faremmo bene anche a capire che cos'è una condizione al contorno. Questo se significa quando, quindi la condizione deve essere convivente, congiunta con l'espressione, il che vuol dire che questa e questa sono in regime di et, e quindi quello che dovremmo fare è questo. Ovviamente in questo caso noi abbiamo un sistema tra una espressione senza un uguale, un maggiore, senza un segno,
è una disequazione. Chiaramente è semplicemente dimostrativo di che cosa è un modulo, ma noi questo modulo lo possiamo vedere anche all'interno di un'equazione. Per esempio, data l'equazione modulo di a di x uguale x, i due sistemi in regime di unione saranno a di x uguale x col segno più se a di x è maggiore di 0, invece meno a di x uguale x se a di x è minore di 0. Ovviamente tutte queste si trasformeranno in delle leggi. Oppure più in generale, modulo di a di x uguale un certo f di x, cioè praticamente fuori dal modulo. Tutto ciò che non è dentro il modulo lo raccogliamo e lo chiamiamo f di x. Ovviamente la teoria noi la facciamo a partire dalla ultima fermata, quella che crea effettivamente la biforcazione, ma non è detto che l'esercizio ci venga dato in questa forma. Ci dovremo arrivare a questa forma. Supponiamo per esempio di avere l'equazione contenente un valore assoluto x più modulo di 2x quadro più 4x uguale 3. La mia a di x la devo riconoscere, stanare e mettere sul piedistallo. Per cui questa so che dovrà essere isolata e tutto il resto dovrà essere dall'altra parte e diventare una f di x. Per cui otterremo che cosa? Questa è la mia a di x che è uguale a una certa f di x. Il primo sistema diventa questo, cioè l'argomento del modulo è uguale alla f di x messo in congiunzione con la condizione della positività dell'argomento del modulo, cioè quando l'argomento del modulo è positivo, non si cambia e quindi è a di x uguale f di x. Quindi, analogamente, il secondo sistema sarà questo, in cui f di x è la stessa, ma il valore assoluto sarà l'opposto dell'argomento quando l'argomento è negativo. Prima cosa, testiamo il segno di questo polinomio che è discriminante tra i due sottocasi della biforcazione. Lo facciamo utilizzando le parabole, visto che è una forma parabolica. Lo scriviamo, mettiamo in evidenza il 2x e otteniamo gli zeri della funzione, che saranno 0 e meno 4. Quindi, essendo a positivo, questa è una parabola che taglia l'asse delle x in meno 4 e 0, per cui ha la positività sulle soluzioni esterne, cioè per x minore di meno 4, per x maggiore di 0. Vale a dire che qui e qui collocheremo il sistema A che vuole che la parabola, cioè il polinomio, sia positivo. Invece al centro collocheremo il sistema B che vuole che il polinomio sia negativo. In particolare, i sistemi A quindi verranno studiati su due intervalli divisi e le soluzioni unite, quindi si tratterà di una biforcazione. La prima parte per x minore di meno 4 e la seconda per x maggiore o uguale a 0, cioè qui e qui. Ovviamente queste due verranno unite come soluzioni. Semplicemente ricopiamo il sistema A messo a sistema con le condizioni, otterremo per x minore di meno 4 dovrà essere 2x quadro più 5x portando la x dall'altra parte, meno 3 portando il 3 dall'altra parte, uguale a 0. Per quanto riguarda la seconda soluzione di tipo A, dovrà essere l'equazione la stessa, ma con la condizione che x deve essere maggiore o uguale a 0. Per il secondo sistema invece l'equazione cambierà perché è un'altra zona e me lo dice la biforcazione del modulo. Quindi devo portare i termini tutti all'altra parte per convenienza. Avremo 2x quadro più 3x portando il 4x dall'altra parte diventa più 4 meno 1 3x più 3 che rimane qui uguale 0 con la condizione che x sia compreso tra meno 4 e 0, esclusi estremi perché sono stati
contemplati qui e quindi qui infatti è minore o uguale. Quindi andiamo a trovare le soluzioni dell'equazione comune ai due sottosistemi di A e sono meno 5 quarti meno b su 2a più o meno radice di b quadro 25 meno 4 volte a che è pari a 2 per c che è meno 3, quindi aggiustiamo direttamente qua i segni nel meno per meno più, il delta viene 49 e la sua radice viene 7, che si risolve in meno 3 e più un mezzo, e queste sono le due soluzioni dell'equazione corrispondente. Il primo sottosistema di A quindi non avrà soluzioni perché 3 e meno 3 e un mezzo non sono minori di meno 4, per cui essendo questo un sistema le soluzioni dovrebbero essere contemplate all'interno dell'intervallo definito dalla seconda disequazione. Quindi il primo sottosistema non ha soluzioni. Il secondo invece ha come condizione x maggiore o uguale a 0, la prima non vale, la seconda invece va bene. Per cui il secondo sistema avrà come soluzione x uguale un mezzo. Andiamo a risolvere l'equazione corrispondente del secondo sistema di B, le soluzioni non esistono perché il delta è chiaramente negativo, essendo 3 al quadrato meno 4 volte 2 per 3 sicuramente sotto lo 0 e quindi non esistono soluzioni del secondo sistema. Allora l'unica soluzione sarà x uguale un mezzo. Passiamo adesso alle disequazioni con valori assoluti sfruttando l'esercizio che si trova già alla lavagna. Partiamo dalla disequazione x più modulo di 2x quadro più 4x maggiore o uguale a 3. Ovviamente ci dobbiamo riferire ad una funzione di tipo modulo di a di x maggiore o uguale di una certa f di x. Quindi di fatto andiamo a finire su questa, cambiando il verso così, e ci siamo ricondotti ad una teoria che abbiamo già visto per le equazioni. Non dovremmo fare altro che cambiare l'uguale in maggiore uguale nelle sostituzioni del valore assoluto, cioè qui e qui, mentre invece le condizioni della biforcazione rimangono identiche perché il valore assoluto viene descritto in maniera identica in una equazione quanto in una disequazione. Allo stesso modo, il test che facciamo sul polinomio discriminante della biforcazione del modulo rimane esattamente lo stesso, per cui l'analisi della parabola è la stessa e i due sottosistemi sono gli stessi, solo che adesso dovrò andare a sostituire agli uguali i maggiori uguali qui. È qui. In particolare nel sottosistema A in questo momento cancello il no che avevo scritto per la disequazione, per l'equazione e anche qui. Qui ho sostituito esattamente il maggiore uguale perché l'equazione proveniva da questa senza cambio di lato. Invece qui abbiamo fatto un cambio di lato, quindi quello che qui era maggiore uguale diventerà minore perché passiamo praticamente da questa a questa spostando i termini con l'x quadro che è la mia locomotiva che traina dall'altra parte, quindi abbiamo minore uguale a 0 coerentemente con questa. Adesso andiamo ad analizzare i due sottosistemi di A. Per x minore di meno 4 deve essere pari da questa. E abbiamo le due soluzioni che a questo punto non vanno intersecate con gli intervalli, ma dobbiamo andare a vedere gli intervalli di coesistenza di questa e di questa. Gli intervalli di coesistenza vengono dedotti dalle soluzioni dell'equazione di secondo grado, ma non sono ancora scritti alla lavagna. Sostituiamo le soluzioni con il grafico della parabola che ha la concavità positiva, per cui questo tipo di disequazione ci porta a delle soluzioni
di tipo esterno, poiché mi si chiede, il quesito è dove questo polinomio, cioè questa parabola, sta sopra la sella x e ci starà qui e qui. Adesso questi due intervalli, x minore di meno 3 e x maggiore di un mezzo, vanno intersecati con x minore di meno 4. Ovviamente da questa parte non ci sarà sovrapposizione, quindi questa zona la posso eliminare così come questa perché non è la soluzione di questa a priori e la sovrapposizione dunque di questo intervallo x minore di meno 3 e x minore di meno 4, essendo questo più stringente, diventa x minore di meno 4. Potrei fare il sistema tra le soluzioni derivate da questa equazione, che sarebbe di fatto questo, e x minore di meno 4, sovrapporre e trovare di fatto questo. Nel secondo sottosistema di A, che è quello che contempla la condizione che x deve essere maggiore o uguale a 0, le soluzioni della disequazione sono sempre le stesse, cioè sono questa e questa. Ma la condizione stavolta non è x minore di meno 4, ma x maggiore di 0. La sovrapposizione tra questo intervallo e questi due intervalli dà picche da questo lato e da questo ci possiamo stare. Però chi è più stringente? X maggiore o uguale a 0 o x maggiore di un mezzo? Chiaramente la seconda è più stringente, quindi avremo x maggiore o uguale a un mezzo. E questa è la soluzione del secondo sottosistema di A. Scusate, qui ho trovato un errore, ma quale occasione migliore di un errore per vedere se tutto funziona con la sostituzione di un numero? Qual è l'errore? Avendo messo in evidenza 2x, qui rimane x più 2, quindi dobbiamo sostituire sostanzialmente al valore 4 il valore 2, dove tutte le volte che derivava da qui, quindi occasione ghiotta per andare a vedere di riseguire il filo, il bandolo della matassa partendo esattamente da qua. Quindi le soluzioni non saranno più 0 e meno 4, ma 0 e meno 2, per cui qui ci sarà meno 2. E allora qui pure. Quindi tornando a questa che può essere cambiata, mentre questa non può essere cambiata, andiamo a vedere come cambiano le cose qui. Essendo diventata la condizione x minore di meno 2, ed essendo stata qua nel primo sottosistema di A, questa sovrapposta con x minore di 3, stavolta x minore di meno 2 non è più stringente di questa, quindi la soluzione sarà x minore di meno 3, che è la sovrapposizione tra l'intervallo x minore di meno 2 e l'intervallo x minore di meno 3, poiché meno 2 si trova qui. La sovrapposizione è esattamente all'intervallo più piccolo, cioè quello delle x minori di meno 3. Per quanto riguarda il secondo, siccome si riferiva alla soluzione 0, non è cambiato nulla. Adesso andiamo a vedere il sistema B. Per il sistema B avevamo visto che le soluzioni legate all'equazione corrispondente non esistevano perché il delta era minore di 0. Adesso questa informazione ci servirà per collocare la parabola. Si tratta di una parabola con concavità positiva, che è questa, che non interseca mai l'asse delle x e ce lo dice che il delta è minore di 0. Questo gap ce l'abbiamo perché il delta è minore di 0. Il quesito è: dimmi dove è negativa. Se fosse negativa, intersecherebbe in un certo intervallo, intersecherebbe l'asse delle x, quindi non lo è mai negativa. Quindi vuol dire che questa disuguaglianza, questa disequazione a sé stante non ha soluzioni, non ha intervalli soluzione, quindi non avendole l'intersezione con questo sarà evidentemente nulla,
Questo vuol dire che il sistema B non ha soluzioni perché non ha soluzioni una componente del sistema B, che è questa equazione, e lo si vede in questa figura. Quindi le soluzioni di tutta l'equazione saranno le due soluzioni unite dei due sottosistemi A, x minore di meno 3 e x maggiore o uguale a un mezzo.